I migliori oli extravergine d'oliva. Oltre 200 straordinari prodotti tipici. Vini unici e pregiati. Frutta e verdure fresche e profumate di sole. C'è una sola regione d'Italia dove trovi questa ricchezza. La Puglia. Prodotti di Puglia. Gusto e benessere in perfetta armonia. Si mangia in un ristorante, non c'è nemmeno bisogno di entrare. Cioè, io non devo neanche entrare al ristorante. No, lo puoi capire guardando la porta vetrina. Dalla vetrina io capisco tutto. Eh sì. Chiariamo. Se tu vedi che fuori dal ristorante c'è una pianta secca che l'insegna al neone pacchiana, che sulla porta stanno tanti adesivi attaccati disordinatamente, quello è lo specchio di quello che può essere la cucina. Ho capito, quindi io dalla vetrina, insomma, capisco tutto quello che succede. Puoi anche capire. Poi ci sono anche dei ristoranti che hanno una vetrina pomposa, cristallico. Bisogna fare attenzione anche in quel caso. E là dipende dalla tua sensibilità. Capire, riuscire a capire se dietro tutta quella eleganza c'è del cuore. Quindi la vetrina deve essere umile, diciamo. Vabbè, intendiamoci sull'essere umile. C'è un'umiltà dignitosa e un'umiltà un po' frutto di sciatteria. E naturalmente questo succede con le osterie, però anche in quel caso dipende dalla tua sensibilità. Ho capito tutto. Cavalli, dove mi consigli di andare? Non ti dico il nome di un ristorante questa volta, ma ti voglio addolcire, visto che ogni tanto c'è bisogno di addolcirti. Vai ad Andrea Damucci, che ha il Museo del Confetto. Museo, sì, nei sotterranei della sua elegantissima boutique, dove vende tutti i tipi di confetti possibili e immaginabili, lui ha raccolto tutti gli antichi macchinari della propria ditta, che ha oltre un secolo, con gli stampini, le varie conche di rame che servivano per impastare zuccheri, mandorle ed altro ancora. Ed è una visita interessantissima, che può essere preceduta o seguita dall'assaggio dei vari confetti che fa Mucci. Cavaliere, però i confetti non si danno ai matrimoni. Come sempre, non hai capito niente. Si danno anche ai matrimoni, ma i confetti servono per festeggiare varie evenienze. Per esempio, per le lauree si usano i confetti rossi, ma poi, a parte questi qua che Mucci ce li ha tutti, ci sono dei confetti al liquore o i confetti teneri che sono al top
dalla produzione nazionale. Ci vado a questo museo del confetto di Mucci ad Andria. Tempio del confetto. Certo, vi offro un tenerello che... No, è tutto colesterolo. No, in questi casi non bisogna pensare al colesterolo, bisogna pensare al palato, all'addolcirlo. Cioè, noi dobbiamo festeggiare il nostro anniversario di 25 anni mattina. Sì. E qui ci vogliono i confetti, cioè, come in ogni matrimonio. Siete capitati a Pennello? Ma proprio... qui sarà difficile. Sarà difficile scegliere, sì. Come vede la gamma è molto ricca e variegata, però in particolare noi consigliamo il nostro confetto tipico, proprio quello che vi ho fatto assaggiare, i tenerelli, realizzati con mandorle pugliesi e nocciola piemonte, ricoperti di cioccolato e poi confettati. Questi qui, esattamente. Dal 1894? Sì, sono già 114 anni, con me la quarta generazione e il glorioso bisnonno che cominciò questa dolce attività lui nel 1894, quando aveva appena 16 anni. Con il suo papà cominciò a produrre i primi confetti classici ad Andria per il matrimonio, tra quelli con la mandorla, quelli con la mandorla d'avola, quella siciliana molto piatta ed elegante, e poi nel corso degli anni la gamma è diventata sempre più ricca, tra cui i tenerelli, i confetti tipico carnacialesco che comunque abbiamo destagionalizzato, quindi per i matrimoni, i battesimi. Ma io vedo che ci sono delle cose curiose, tipo questa strana, sì. Strano confetto. Questi sono dei medaglioni, dei confetti di marzapane dipinti a mano. È un'idea recente, in cambio, in sostituzione di questi famosi diavoloni. Ho detto in dialetto andriese, roccottolo, come vedete, sono tipo palline da ping pong che venivano lanciate a carnevale esclusivamente tra la gente a titolo di sfregio. Quindi sono delle palline o si mangiano? No, questi si potrebbero mangiare, però ci vorrebbero. Allora furono vietati dal podestà dell'epoca proprio perché erano dei corpi contundenti, facevano molto male e li abbiamo sostituiti in questo modo. Come presente, come dono, come confettata al giorno d'oggi è possibile. Oh, ma c'è una tradizione. Cioè, la tradizione sì, ad Andria è sempre viva, è ormai una tradizione più che centenaria. L'usanza famosa della petresciata, lo sposo va a casa della petresciata. Futura petresciata, deriva da pietra. Il lancio dei confetti che lo sposo fa alla futura sposa utilizzando i confetti un po' più antichi, che sono i cannellini, quelli che hanno un filo di cannella all'interno, fruttini con il rosolio e i ricci realizzati sempre e solo con la nostra mandorla pugliese, la Filippo C. Il lancio dei confetti che si fa alla sposa è augurio di fertilità, di prosperità, sinonimo del gesto che compie il contadino quando va in campagna, lanciare il seme nella terra, augurio che nasca un albero a sua volta di aprile. Quindi dopo il lancio dei confetti lo sposo deve regalare alla futura sposa la famosa bomboniera che contiene i tenerelli all'interno. Quindi augurio che la coppia dopo il matrimonio possa essere ricca e fertile. E qui che cosa c'è? Questa è una fontana, come vede c'è tanto cioccolato, vero, e cioccolato fondente ovviamente, sempre solo cioccolato purissimo a base esclusivamente di burro di cacao, e c'è un motore che con una pompa che lo fa circolare la mattina in allenamento in modo tale che si invogliano i golosi a gustare il cioccolato. Questo qui è il nostro museo, la chicca della città di Andria. È un sogno nel cassetto che papà ha voluto realizzare. Da quando era piccolo non si immaginava di vedere ad Andria questa bomboniera. Famoso Mario Mucci. Bene. Questo qui è un cassetto ricolmo di amido di riso. L'amido di riso è l'unica sostanza chimica alimentare che non lega con lo zucchero. Viene impressa la forma all'interno dell'amido del confetto che si vuole realizzare e colato questo preparato a base di acqua, zucchero, essenza e alcol. Nell'arco delle 24 ore lo zucchero cristallizza perimetralmente e si crea l'anima per magia. Quest'anima poi viene cominciata a ricoprire di cioccolato sempre in bassino in maniera molto delicata
e artigianale, ovviamente, con ingredienti di altissima qualità per ottenere i tragedi. I più famosi, quelli con i 28 gradi in mezzo al cuore. Sambuca, limoncello, rum, mandarino e tanti altri peccati. Ed infine qui abbiamo riprodotto l'ufficio di mio nonno, che vedete in fondo, il figlio del fondatore Giovanni, con la sua macchina da scrivere, la calcolatrice e questo telefono che risale agli anni 30, con anche la copia dell'elenco telefonico di Andrea, dove c'erano soltanto 113 utenti. E mio bisnonno aveva numero telefonico 6, una sola cifra che corrispondeva a quel telefono. Ah, bellissima, il numero 6, capito? Non c'era neanche bisogno di stancarsi per che non avevano ancora inventato il telefono col disco, no? Quindi si chiamava il centralino e si metteva in contatto col numero proprio. Questo è un presente che le faccio per i suoi 25 anni di matrimonio, in modo tale che possa avere un ricordo più dolce e più buono della famiglia Mucci di Andrea. Ma grazie. Tanti auguri. Gentili, e sono stata davvero fortunata. Mi fa piacere, è stato un piacere. Grazie tante. Auguri. E auguri più belli anche da parte nostra. La locanda della Posta è un ristorante molto conosciuto in Puglia, non solo ad Andria. Perché? Perché non so, facciamo una cucina sempre con i prodotti del territorio, un po' innovativo, diciamo. Senti, io ti devo rubare una ricetta. Sì. Che ricetta? La ricetta che abbiamo preparato oggi sono dei calamari scottati con delle rape in salsa mediterranea. Prego. Allora, gli ingredienti sono, abbiamo dei calamari freschi tagliati a rombo, poi dei capperi delle orie, delle cubette di limone, pomodorino con cassè e sono dei cubi di rapa. Queste sono altre delle rape scottate, avvolte con delle foglie di rapa un po' più grandi e stampate in uno stampo quello. E questo cos'è? Capperi tritati. Ah, quindi sono gli stessi capperi? Sì, tritati e diciamo gli altri servono per decorare più che altro. Olio extravergine. Olio extravergine. Senza aglio, senza niente. Senza niente. Quanto tempo? Ma 2-3 minuti circa. Si chiama la locanda della Posta perché è di fronte alla Posta. Sì, diciamo, è stato un richiamo quello, perché anticamente la Posta era un vecchio luogo dove ci fermava per riposare e per mangiare. Diciamo. No, per i cavalli, lasciava la Posta, si mangiava. Pure resistevi all'epoca. Intanto, no. Perfetto, i calamari sono pronti. Adesso che ci metti? Adesso in pratica ci mettiamo un po' di capperi, ma a freddo, diciamo, a fuoco spento, capperi, limone, pomodorino e qualche capere con lo stelo. Possiamo impiattare il piatto. Un cubo di rapa. Poi abbiamo cucinato prima. Sì, che ho cucinato prima. Questa è una crema sempre di rapa. Crema di rapa? Sì, crema di rapa. La prima volta che sì. Poi mettiamo i calamari nel piatto. Ecco qua. La decorazione. Perfetto. Questo è l'olio con un patè di olive. Un filo. Per finire ci mettiamo giusto un paio di capperi come decoro e il piatto è pronto. Ti ho detto un sacco di volte che tu la devi chiudere la macchina, perché devo io ogni volta andare di nuovo. Vedi che non chiusa la macchina. No, basta
a passare per un lì. Senti, io quella macchina non l'ho mai capito. Perché non compro una macchina normale? Perché dobbiamo avere questa macchina assurda? Per adesso abbiamo questa macchina. Tu devi soltanto compriamo abbassare per un lì. Non ci perdi niente. Andiamo ad abbassare per un lì. Due da soli, dietro non c'è mai un posto. Poi fra l'altro, scusa, dove l'hai lasciata la macchina? Ma quella è un posto dove sicuramente, guarda, sicuro, sicuro, ti metteranno la multa. Ma ce la dico, ancora perché non l'ho messa. Appunto, appunto. Tu sei una Cassandra malefica. Hai visto? Malefica, hai guarda. Hai visto? E mo che facciamo qua? Mo ce l'andiamo? Che stiamo a fare? Paghiamo la multa, paghiamo, facciamo. 36 euro. Sei un cretino, sei un cretino. Te l'avevo detto. Guarda, mo mi hai rovinato tutto. Prego. Ma questi sono i piatti che mi hai aiutato... Miki, hai capito? Sono dei calamari scottati, signora, con rape alla Mediterranea. Meno male che c'è questo cibo. Vedi, mi si sta sciogliendo la plastica. Che ne sai tu? Ho letto, certo. Chi assaggia? Bravo. Lei è l'esperta. Sei l'esperta, no, signora? Alla tua. Sì, alla tua e bevi da sola, scusa. Nico, mi piace. Dimmi posso? Se va bene. Prima dovevo dire se poteva. Perciò. Può. Ha già potuto. Volendo visitare una delle aziende storiche di Puglia, devi assolutamente visitare l'azienda Rivera. Questa è famosa, è famosa. Tra l'altro credo che abbiano avuto anche successo grazie a questo bel nome. Cioè Rivera tra l'altro è stato anche nell'immaginario anche dei tifosi milanisti, credo. E poi tra l'altro è stato un grande calciatore Rivera. Quindi non voglio pensare che non abbia influito anche questa cosa. Può sembrare una cosa negativa, ma in realtà non è così. È un'azienda storica, oggi c'è Sebastiano Decorato che conduce questa azienda in maniera magistrale, tra l'altro con l'aiuto attivo di papà Carlo. E io ho avuto la fortuna di conoscere anche il nonno, proprio Don Sebastiano per tutti, che è stato poi colui che ha creato il Falcone, questo vino che è veramente... È stato il primo vino rosso a essere riconosciuto in tutta Italia, cioè quindi non bisogna trascurare il rosé di Rivera, perché pensate che qualche anno fa, quando si parlava di rosé di Puglia, si parlava solo del rosé di Rivera. È stato il primo rosé di Puglia ad avere una fama nazionale, cioè quindi assolutamente una cantina che va vista sia per i vini di oggi, quindi i vini moderni, ma soprattutto per quello che ha dato all'enologia pugliese. Salve, senta, io sono qui perché ho un appuntamento col signor Sebastiano Decorato. Eccolo. E mi manda una persona che sicuramente lei conosce, mm-hmm. Vittorio Cavaliere. Mitico, sì. Giusto, mitico? Mm. È il mio cavaliere. E siccome io avevo una scena un po' importante, un po' così, devo fare i miei numeri, allora mi ha detto, mi raccomando, occhio particolare al vino. E mi ha mandato ovviamente questa meravigliosa azienda. Veramente entrando qui ho visto una serie infinita di bottiglie, di etichette. Sì, ci confondiamo anche noi. È vero? Sì. E qual è il più bello, il più buono da mettere sulla tavola? Beh, dipende dalle occasioni. E per esempio, dovendo scegliere fra un rosso, un rosato... Falcone ama la selvaggina, no? Il falcone è un animale rapace, quindi ama la selvaggina. Falcone è vino complesso, elegante, anche austero, si può dire. È un vino che riprende una ricetta tradizionale della zona Doc Castel del Monte, che prevede due varietà che sono il Nero di Troia insieme al Montepulciano. Sì. Il Nero di Troia che è la varietà più tipica, però è una varietà un po' ostica perché è molto tannica. I tannini sono quelle sostanze astringenti, quelle che danno fastidio un po' al palato, nei vini rossi.
e siccome è morto appunto molto tannica, per tradizione è stata unita al Monte Pulciano. Falcone, siccome è un vino che nasce da una tradizione appunto di tanti annate, abbiamo voluto mantenere un equilibrio tra modernità e tradizione. Quindi non è un vino tradizionale, ma non è neanche un vino moderno. Cioè un vino che vuole essere classico, possiamo definirlo classico. Sì. Quindi matura un po' nelle botti grandi, una parte nelle botti grandi e una parte nelle barrique. Mm-hmm. Perché le barrique ammorbidiscono di più, ma gli danno troppo sapore di legno. Per il nostro gusto. La botte invece lo mantiene un po' più austero, però più elegante. Quindi l'unione, poi alla fine quello che viene imbottigliato è la somma e la media di gusti di ciascuna botte, perché ciascuna botte funziona in maniera diversa. Mentre il Cura Puglia, che è un vino moderno, perché il Cura Puglia ha solo 6 annate di storia, ed è fatto con uno stile più moderno, quindi più frutto, più internazionale, così si vuol dire, abbiamo deciso di maturarlo solo in barrique e solo barrique nuove. Barrique nuova è la barrique che cede più sapore di legno al vino, ma che più lo fa maturare. Quindi anche un po' più fruttato, no? Sì. Siccome il Cura Puglia poi ha una struttura molto imponente, ha bisogno di avere tanto legno intorno, che lo faccia respirare tanto per ammorbidirlo di più. Tão complicado, não é difícil perceber. Quem de nós dois vai dizer que é impossível o amor acontecer? Se eu disser que já nem sinto nada, que a estrada sem você é mais pura. I migliori oli extravergine d'oliva. Oltre 200 straordinari prodotti tipici. Vini unici e pregiati. Frutta e verdure fresche e profumate di sole. C'è una sola regione d'Italia dove trovi questa ricchezza. La Puglia. Prodotti di Puglia. Gusto e benessere in perfetta armonia.